ogni volta che penso a questa canzone penso agli occhi della tigre, e ogni volta che penso agli occhi della tigre, beh, io penso a Stefano Sorrentino. Sono Max Ardella, social media manager di Calciatori, e oggi voglio parlarvi di una storia straordinaria, la storia di Stefano Sorrentino, testimonial degli insuperabili. Beh, praticamente la carriera e la storia di Sorrentino è legata al calcio fin da un bambino. Avendo un papà calciatore, portiere, è cresciuto a pane e pallone. La curiosità è che Stefano è nato attaccante, voleva fare sempre gol, nella sua testa voleva gonfiare la rete. Poi un bel giorno, in un torneo, mancava un portiere e gli chiedono di andare in porta. E Stefano che cosa fa? Se mi date la fascia da capitano, vado in porta. Da quella porta non è uscito più. È curioso perché Stefano ha una forte personalità e già da piccolo aveva dimostrato questa grande personalità, anche perché per fare il portiere bisogna avere grande personalità e grandi occhi della tigre. Sì, perché Stefano ha nel suo DNA questa voglia di non mollare mai, ecco perché è un grande fan del film Rocky, che diceva non mollare, non mollare, non mollare. È proprio questo un po' lo spirito con cui Stefano si è avvicinato agli insuperabili, questa voglia di condividere gli occhi della tigre e questo spirito di forza e di coraggio. Stefano è cresciuto nelle giovanili di Lazio e Juve e ha giocato, ha iniziato la sua carriera nel Torino, poi nella Juve Stabia, nel Varese, e l'esordio in A 16 dicembre del 2001, a 22 anni, con la maglia granata. Stefano, da svincolato dopo il fallimento del Toro, va a finire in Grecia, nella AEK Atene, e successivamente nel recreativo del De Vuelta, diventando il primo calciatore italiano a militare tra le file della più antica squadra della Spagna. Ma il suo posto è in Italia, e i colori che tingeranno la sua vita calcistica saranno soprattutto due: il giallo-blu del Chievo e il rosa-nero del Palermo. Stefano fa ritorno in Italia nel 4 luglio del 2008, completando la rosa della neopromossa squadra del Chievo Verona, contribuendo così alla salvezza in A nel 2008-2009. La stagione 2009-2010 vede il Chievo, rivelazione, chiudere il campionato al quinto posto con la miglior difesa dopo Inter, Milan, Roma e Samp. Nel 2011-2012 Stefano parerà i rigori a calciatori del calibro di Lito e Di Natale. E lo stesso Di Natale rincorrerà Stefano definendolo proprio uno dei migliori portieri italiani. L'anno dopo, nel 2013, si apre la seconda fase della carriera di Stefano. La sua maglia si tinge di rosa-nero, a cui sarà lui a difendere la porta in Cagliari-Palermo. La stagione si conclude con la retrocessione della squadra. La B dura poco, con la stagione 13-14 il Palermo torna a militare in Serie A. Il carattere, la grinta, l'amore per la maglia che indossa non passano inosservato agli occhi della società e i suoi compagni di squadra. E così Stefano viene incoronato capitano del Palermo, proprio per una decisione dello spogliatoio, della società e grazie ai suoi occhi della tigre, dopo una partita importante come Palermo-Juventus. Stefano si dimostra ancora una volta uno dei migliori portieri del campionato italiano e il 29 dicembre 2014 conquista le 350 presenze in A. Una stagione poco fortunata per il Chievo, perché vedranno la retrocessione in B, con i veterani gialloblu sempre più spesso spettatori in panchina. Stefano sceglie di chiudere l'avventura con la squadra veneta.
Rammarico a parte, però, anche in questa ultima stagione gli occhi della Tigre hanno dato spettacolo e brillato di luce proprio. Infatti il 21 gennaio Stefano para il rigore a Cristiano Ronaldo, il primo portiere italiano a parare il rigore a Cristiano Ronaldo, che chiaramente resterà per sempre nel suo cuore un'immagine indelebile. Destino e coincidenza, esattamente a un anno di distanza, il 21 gennaio, Stefano dà l'addio al calcio professionistico e annuncia però una nuova avventura, quella da attaccante però al Cervo. E che cosa succede? Che nel giorno dell'esordio Stefano fa il primo gol. Questo dimostra gli occhi della Tigre e un cerchio che si chiude. È uno che invece rimarrà sempre aperto, quello di testimonia dal cuore grande per l'insuperabile.